era dal 2007 che non faceva così caldo. Per le statistiche nazionali del CNR e ISAC, il trimestre marzo-maggio è stato il secondo tra i più caldi dal 1800, con quasi 2 gradi in eccesso sulla media. Parma e Bolzano, Torino e Modena le città più afose, mentre si paventa il rischio siccità al nord e in Sardegna. Il comparto del turismo festeggia per l'impennata di visitatori nel bel paese baciato dal sole, ma come sempre il timore per le coltivazioni. Tepori anticipati e poi 2 notti rovinose di gelo a metà aprile, l'alternanza di caldo-freddo, hanno creato non pochi problemi nei campi. Solo il Friuli, le regioni adriatiche ed il sud, colpiti dalle insolite nevicate di gennaio, ad oggi hanno incamerato acqua a sufficienza per affrontare l'estate. Stagione che si preannuncia torrida, a confermare la tendenza al riscaldamento atmosferico. Intanto per il fine settimana e fino a mercoledì sono previste temperature fino a 35 gradi, soprattutto al settentrione e sul versante tirrenico, tempo di gite al mare. A lamentarsi restano agricoltori, operatori dei servizi idrici ed energetici, addetti ai lavori, insomma. Manca però una consapevolezza chiara di quanto siano gravi questi segnali del cambiamento climatico. Non sappiamo cosa accadrà in un futuro prossimo, ma la crisi è dietro l'angolo.